Mr. Jerry Selfie. Amo Messaggeri Amore. Allora, salve e bentrovati. Oggi, martedì 20 agosto, lo sterminio di Garibaldi e Anita. È un multiplo che ho fatto nel 2003 in occasione di una segnalazione che mi fece un signore che si chiama Giorgio Ravaioli, che era dentro alla, credo ci sia ancora, dentro l'associazione Cappanno Garibaldi. Conoscendomi come artista, ha comperato delle cose e un giorno mi chiese: perché non fai qualcosa su Garibaldi, che noi facciamo sempre delle belle iniziative, abbiamo la casa a Mandriole dove Anita Garibaldi è morta, e sarebbe bello, no, se facessi qualcosa su Garibaldi. Io ci ho pensato un po' e un Garibaldi eroe non mi stimolava, perché bene o male lo conosciamo tutti, Garibaldi, eroe dei due mondi, che ha fatto l'Italia, che poi ha detto che l'Italia dovrebbe, dopo che è stata fatta, essere completata con gli italiani, no? Con il fare gli italiani, e questa è una cosa che è ancora in essere. Ma forse più che gli italiani, qui il discorso è l'essere umano, è un work in progress che ancora non ha la possibilità di vivere come dovrebbe. Comunque, morale, a me l'idea di fare un Garibaldi eroe non mi stimolava, però siccome Garibaldi qui nella nostra palude ha vissuto un momento della sua vita molto drammatica e ha rischiato di essere preso dalle guardie austriache, credo, una delle tante guardie che lo rincorrevano, infatti qui da noi Garibaldi ebbe poi la sfortuna, la tragedia di vedersi morire la sua donna Anita, detta Garibaldi, la donna che lo ha formato guerrigliero fondamentalmente, no? Nella sua esperienza in Argentina. E mi sono detto, cioè lui come uomo qui da noi a Ravenna, nella palude, nelle valli di Ravenna, ha vissuto un dramma d'amore, una storia d'amore a livello, diciamo, di Romeo e Giulietta, perché i protagonisti poi hanno a che fare con la morte. In questo caso Garibaldi e Anita io li ho immaginati in un momento umano di problema, dove lui aveva le guardie che gli stavano dietro, lo rincorrevano con i fucili per catturarlo, e c'erano già arrivati diverse volte vicini, anche questa volta stavano per acciuffarlo, e in più aveva la sua donna Anita che era malata di malaria e stava morendo, per cui scapparono in mezzo alle canne delle valli, e io ho immaginato che loro erano affogati. Infatti la scultura è per metà, ad esempio questo qui è il numero 15 di 1000, perché ho fatto una tiratura di 1000 come i 1000, la spedizione dei 1000, no? Questo è il numero 15, adesso questo non mi ricordo che numero siano. Immaginarli, no? Immaginarli in una situazione umana dove in quel momento, se venivano presi, non esisteva adesso nei nostri ricordi o nella nostra memoria storica Garibaldi, il Regno Unito, quello che siamo adesso noi italiani, no? Più o meno criticabili. E se li avessero suffatti non sarebbe. Allora mi piaceva quel momento dove tutto quanto era un po' in forse, no? E la vita veniva, oltre che a darti il dono del respiro, il dono dell'esistenza, veniva anche a darti quegli ingredienti che sono grossi problemi, no? Sono
contrappunti che razionalmente fai fatica a spiegarti, no? E però immaginarli che affogati a mollo nell'acqua, sporchi. Adesso questo ad esempio è un finto bronzo dove ho tenuto i colori un po' tipo il rosso della camicia di Garibaldi, i capelli di Levis, di lei, giocato su un finto bronzo con dei colori delicati. Si avverte appena il rosso, diciamo, della camicia con il verde e il tocco del finto bronzo della scultura. Queste invece sono delle sculture patinate proprio con i colori che volevo che avessero comunque i colori della bandiera italiana, li sono insieme, la camicia rossa di Garibaldi, il vestito bianco di lei e questo verde color marcio, color acqua, color natura che legava un po' le due cose. E tornando comunque all'inizio del discorso, quando mi chiese Giorgio Lavaioli perché non fai una scultura, pensandoci mi disse sì, mi piace la storia d'amore di due esseri umani, che poi la storia ci ha detto che sarebbero diventati personaggi famosi, degli eroi. E ho immaginato, no? Ho immaginato, questo è il momento dove siamo vicini alla morte. Tra i due, magari la metto più vicina perché forse si vede meglio, non so se si vede meglio, spero di sì. Tra i due, quello che è più preoccupato è lui, è Garibaldi, perché lei è comunque, anche se pure in fin di vita, è tra le braccia del suo amore, non potrebbe essere in un posto e con una persona migliore di quella, per cui nel dolore lei è comunque, diciamo, quella con meno problemi. Lui invece ha la responsabilità, che poi sappiamo come è andata a finire, però il momento del loro dramma è tutto qui in questa posa. Lui che l'abbraccia, che gli sostiene. Mi hanno criticato questa mano sotto il seno, no? È troppo sexy. Ho detto, beh, è vero, però se serve a dire che Garibaldi amava le donne in quel senso carnale, perché no? È un racconto, è un fotogramma questo, seppur fermo, che racconta tanti aspetti della faccenda. Insomma, morale, io feci questa scultura, gli dissi, guarda, vorrei fare un Garibaldi umano con Annita che sta scappando, pieno di problemi, eccetera, non un Garibaldi eroe. E lui disse, beh sì, va bene, dice, poi ne mettiamo una coppia dentro la camera dove Annita è morta, anche se poi ho saputo che in realtà non è morta in quella stanza lì, però la stanza che hanno dedicato come icona alla morte di Annita, c'è una scultura, almeno fino all'ultima volta che ho saputo, c'era la prima scultura che feci dopo il modello, con dedica, fatta apposta per quella stanza lì. Poi ho fatto vari modelli che poi ne ho venduti pochi. Venne Beppe Rossi, il politico, l'unico veramente politico interessato alla figura di Garibaldi, venne e ne comprò uno, mi sembra per 170 euro, sì, perché era già il 2003, per 170 euro a differenza delle 200, mi sembra, che la mettevo. In questa occasione invece riscatti solo di 50 euro. Difatte, presentabili o solo queste tre. Se nessuna delle tre viene riscattata, verranno distrutte, anche se mi dispiace molto, perché anche toccarle a livello tattile, senti proprio i capelli, gli ho fatto un lavoro veramente incredibile. Ma per finire un po' il racconto della scultura, no? La mia idea, e l'avevo anche detta a qualcuno, sarebbe stato di fare questa scultura a grandezza naturale, anche un pochino più grande, in proporzione divinatoria, un pochino più grande. Fatti in vetroresina con il panneggio anche più largo di questo, no? che fa tipo come da zattera, e lasciarle andare nelle valli, no? Libere, che galleggiano, e le barche, se vogliono, se le portano in giro vicino al capanno, eccetera, in un moto errante, no? Come una scultura errante, che è in un posto dove il personaggio ha realmente vissuto, attraversato, no? Con il suo corpo, con Annita sulle spalle, in braccio, non si sa come,
e non puoi dire in quale zona, per cui che la scultura in vetroresina, forte ma leggera, possa un po' viaggiare in tutta la valle, è come se il loro spirito, il loro ricordo fosse ancora presente in questo luogo della Romagna che a Garibaldi ha dato questo ricordo e dolore notevole. Poi, siccome ho fatto poi anche molte fotografie, ho documentato anche quando ho fatto lo stampo della scultura, come si fa tecnicamente a passare dalla creta, che ho lavorato tantissimo, l'ho lavorata tantissimo questa scultura qui. E chiudo raccontando questo aneddoto. All'inizio, no, quando feci questa produzione, 2003, erano anche i primi anni dove si cominciava a utilizzare internet, sempre con una certa lentezza, diciamo. Un giorno mi arriva una mail dall'Inghilterra, di un italiano che vive in Inghilterra, che era appassionato di Garibaldi, e mi dice: ho saputo che lei ha fatto una scultura, visto che è uno scultore, le volevo chiedere una cosa. Dice: noi qui nel paese dove, adesso non mi ricordo, il paese dove stavano, dice, Garibaldi venne, infatti è vero, Garibaldi era una star durante il suo percorso di vita. In Inghilterra, quando andava Garibaldi, le donne andavano, gli eroi dei due mondi, romantico, era veramente una star. E Garibaldi in un'occasione piantò una quercia, mi sembra una quercia, e disse: questa quercia qui suggella l'amicizia tra i popoli dell'Inghilterra e dell'Italia. Se un giorno questa cosa dovesse interrompersi, questo albero sarà maledetto, e per cui ne vedremo una mala sorte. Morale, successe che quando ci fu poi la seconda guerra mondiale, che l'Italia con l'Inghilterra eccetera diventarono paesi nemici, un fulmine colpì questo albero e lo fece morire. E questo albero, che era comunque considerato un albero storico anche se era morto, prima di estirparlo completamente, perché c'era rimasto un pezzo di tronco, che mi chiesero dalle misure se si poteva fare una scultura, invece di distruggere l'albero direttamente, da questa cosa qui fare una scultura di Garibaldi, non so se un busto, una roba eccetera. Mi chiesero il prezzo, io dissi, non mi ricordo cosa gli chiesi, ma gli dissi anche, beh, si potrebbe anche, se eventualmente non è sufficiente il legno, si potrebbe pensare anche a una soluzione tipo, io faccio una scultura di Garibaldi eccetera, poi con il legno dell'albero lo si fa tritare tutto, lo si polverizza tutto, tutta segatura, polvere di legno, e lo si impasta con una resina, magari ipossidica, e lo si colla dentro lo stampo in modo da utilizzare il materiale del legno di quell'albero per dare una nuova forma alla icona, al messaggio di Garibaldi. La cosa finì in niente, e non mi dispiaceva comunque questo pezzo di albero che profeticamente aveva adempiuto alla, diciamo, maledizione di Garibaldi, che in qualche modo fosse stato, non so che fine abbia fatto, eccetera. Questa è la presentazione di Garibaldi e Anitta. Non so che cos'altro potrei aggiungere di aneddoto riguardo a Garibaldi. So che tutte le volte che lo guardo mi strugge e mi piace, perché vedo l'eroe nel suo aspetto umano, che è quello più importante. Perché eroe, che cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere eroe? Eroe è un atteggiamento, è una scelta che fai, no? E poi tutto il lavoro che tu segui dopo per adempiere quell'impegno fa di te un eroe, perché non guardi ai sacrifici, a quello che ti può essere costato. E comunque, questa è la presentazione di Anitta, il riscatto è di 50 euro contro i 200 euro, ce ne sono tre a disposizione. Io penso che avere in casa un Garibaldi, uomo, innamorato della sua donna, una storia drammatica d'amore e soprattutto vera, perché questa non è di fantasia, sporchi, no? Nello scappare, sporchi, la vita ti sporca, ti butta le robe, mi sembra che sia una cosa che possa fare compagnia, perché guardandola
tu non è che per forza vedi Garibaldi, eccetera, vedi una storia d'amore che seppur contro... Ma è molto bene, Anita, Devo dire che è proprio bella. È un po' che non la guardavo, la bambina. Sì, proprio c'è la sudamericana. Ho conosciuto, poi chiudo, ho conosciuto la figlia di Garibaldi. Sempre quel movimento che fu fatto all'inizio, si facevano cene, riunioni, eccetera. Però anche lì avvertivo che stavo un po' sulle balle a qualcuno. Per cui, al di là dei complimenti formali, di tutte le idee dette, non si fece nulla. E in una di queste cose ci fu un convegno alla, lì sotto la torre, nella sala d'attore, mi sembra si chiami, dove ci fu una nipote proprio di Garibaldi, no? E gli assomigliava anche fisicamente nella faccia. Io gli feci vedere le sculture, le fotografie che avevo fatto, le cose, eccetera, ma non mi disse assolutamente. Poi capì perché. Perché anche quelli dell'associazione, contattandola, si erano accorti che loro, più che amore per il nonno, avevano amore del patrimonio che il nonno aveva lasciato. Per cui loro, sempre se non c'era il money, se non economizzavano i soldi e tutto, non si muovevano. Per cui. Quindi il nepotismo di Garibaldi ha fatto un effetto misero. Io non so neanche se lui sia un eroe, perché ci sono delle persone che dicono che è stato un gran pasticcione, che ha fatto le cose da cazzo, effettivamente un pochino da cazzo l'ha fatta, perché... Però chi lo sa, io non l'ho conosciuto fisicamente, però di lui si parla nel mondo star, sia nel mondo latino che nel mondo occidentale. Questo è il mio Garibaldi che ho fatto, che Ravenna in qualche modo un po' ha riconosciuto, però... L'idea di fare una scultura così grande, no? Grande da mettere nelle valli, quando qualcuno va a vedere il capanno Garibaldi, che anche quello è tutto rifatto, cioè per cui in realtà vai a vedere solo una tua idea, poter vedere una scultura che ti dà un'emozione di un racconto umano che è avvenuto, secondo me, a parte la forza poetica che può avere, può anche colpire come oggetto in più da tenere in memoria, in souvenir, quando si viene a Ravenna. Finora non l'hanno ancora capito, ma in futuro chissà. Ma visto l'aria che tira, visto anche le firme che vanno molto rilento, io credo che alla fine arriveremo a una bella distruzione col piacere dei più, no? Questo avvenga. E se questo sarà il caso, io lo farò. Con una libertà e una gioia incredibile, perché vuol dire che quella è la cosa giusta da fare. Però siamo ancora in tempo per riscattarci. Come nei migliori film, nei migliori colossi. Signori, salutate i vostri giudici di X Factor, se c'è qualcuno di loro che per loro è sì, si farà sentire. Se dicono di no, mi farò sentire io. Vi saluto e alla prossima. Mr. Jerry, selfie! Amo, messaggio.